una passerella e una festa non solo per il Campobasso, ma per il Molise, per i campobassani e per tutti noi, perché ce la siamo sudata questa vittoria, l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze e l'abbiamo raggiunta. Quindi alla fine, quando le cose si sudano e si soffrono, valgono ancora di più. La vittoria su Notaresco ha dato, diciamo, la spinta decisiva al Campobasso, il momento clou della stagione, possiamo dirlo? Sicuramente una delle partite spartiacque, però penso anche che questa è una squadra che nelle ultime 50 partite aveva perso 3 volte, quindi a volte probabilmente ci siamo spaventati di più, perché quando si è dentro la cosa si vive in maniera diversa. Io ricordo che parlavo con persone che vedevano il campionato da terze parti con una rilassatezza diversa dalla nostra, dicevano: ma di cosa vi state preoccupando? Quindi, però è giusto che sia così, la tensione a volte serve anche a mantenere il livello alto. Finisce un campionato sabato, ne inizia praticamente subito un altro ben più importante nel mese di luglio, quando bisognerà già andare in ritiro. Cosa ci aspetta per il futuro, presto? No, ci aspetta quello che volevamo, ci aspetta di vivere una Serie C. Ora io lo so che tanto tutti siamo ben focalizzati su quella è la storia del Campobasso, non dobbiamo fare voli pindarici, dobbiamo pensare ad andare in C, godercela, vivere una Serie C che sarà quasi una Serie B se non una Serie A per le piazze che sono in gioco, e pensiamo a goderci la Serie C. Poi tassello su tassello, come abbiamo costruito la Serie D, la vittoria, costruiremo piano piano la Serie C. È un percorso sicuramente un po' più lungo, ma noi abbiamo ben chiaro quali sono i nostri obiettivi. Diciamo, i protagonisti della promozione li vedremo ancora a Campobasso. I giocatori? I giocatori e staff tecnico. La volontà è quella, sia da parte loro che da parte nostra. È normale che bisognerà sedersi intorno ad un tavolo e trovare un accordo, ma è nato un feeling, penso, quasi unico. Ho una scena in mente: quando noi siamo scesi in campo post Rieti, loro si sono girati e sono corsi intorno a noi. C'è un'unione tra staff, dirigenza, società e giocatori incredibile. Penso che questo valga più di un attaccante da 30 gol, perché tutti vogliamo la stessa cosa e questo vale tanto. Sono contento se posso darmi un merito, è questo, quello di aver creato una famiglia, un gruppo. E la società sarà sempre più forte, immaginiamo. Sì, stiamo lavorando per renderla ancora più solida, forte. Oggi c'è un socio francese qui che entrerà settimana prossima, è una news che vi do. C'è un probabile ingresso di un nuovo socio, c'è un'azienda importante molisana, Neuromed, che ha deciso di fare da sponsor ed affiancare in un progetto scientifico importante il Campobasso. C'è una musica che sentiamo in sottofondo, un'aria completamente diversa. Oggi Campobasso è ambita da tanti. Non ho risposto, penso, a moltissime persone che oggi vogliono entrare perché vedono un progetto che funziona. Grazie.